Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Torno per andare adesso a Firenze, perché il nostro Jacopo Veneziani è riuscito ad accaparrarsi un'esclusiva. Cioè, grazie a lui siamo il primo programma televisivo nazionale a mostrarvi le immagini della stanza segreta di Michelangelo. Guardiamo. Eccoci, oggi siamo a Firenze per la stanza segreta di Michelangelo, un luogo sotterraneo che l'artista decorò con schizzi e disegni rimasti nascosti per secoli e aperto al pubblico solo da pochi giorni. La stanza segreta di Michelangelo si trova nelle Cappelle Medice, luogo di sepoltura della famiglia Medici, ora museo, ricavato da alcuni ambienti dell'antica basilica di San Lorenzo. La cupola che vedete è seconda per grandezza solo a quella del Duomo, la famosa cupola di Brunelleschi, di cui Michelangelo disse: «Mi pare una gabbia per grilli». Ma che carattere! Uno degli ambienti più spettacolari delle Cappelle Medice è la Sagrestia Nuova, progettata e decorata proprio da Michelangelo e diventata il luogo in cui è concentrato il maggior numero delle sue opere. La Sagrestia Nuova nacque dalla volontà di Papa Leone X de' Medici di dare una sepoltura maestosa a suo nipote Lorenzo, non il Magnifico, ma il Duca d'Urbino, quello a cui Machiavelli dedicò il Principe, e al fratello Giuliano di Nemours. Questo è Lorenzo, ritratto non nelle sue vere sembianze, ma in quelle ideali di eroe pensieroso. Dall'altra parte invece si trova Giuliano, ritratto nelle vesti di generale romano con il bastone del comando. Ricordatevi quelle gambe, poi vi spiego perché. Ed è proprio in questo scrigno d'arte che troviamo il passaggio segreto per la stanza di Michelangelo, scoperta per serendipità, come molte cose belle. Storia. Nel 1975 Paolo Dal Poggetto, allora direttore delle Cappelle Medice, voleva realizzare una nuova uscita per il museo e si ricordò che in questo punto, nascosta sotto una catasta di mobili logori, esisteva una botola che conduceva in un vecchio deposito di carbonella rimasto inutilizzato. Gli sembrò la soluzione perfetta, ma prima di eseguire i lavori incaricò un restauratore di verificare che non ci fosse nulla di prezioso sotto l'intonaco. E il restauratore non solo trovò qualcosa, trovò un tesoro di valore inestimabile. Pensate che sorpresa, sotto due strati di intonaco vennero fuori una serie di disegni tracciati con bastoncini di legno carbonizzato e sanguigna, un tipo di pastello rosso, che Paolo Dal Poggetto attribuì subito a Michelangelo, anche perché, guardate queste gambe, sono proprio quelle di Giuliano de' Medici che abbiamo visto sopra. Qui invece c'è la testa del Laoconte, la famosa scultura ritrovata nel 1506 in una vigna romana e che Michelangelo fu tra i primi a vedere. Insomma, Michelangelo usò queste mura come un enorme bloc-notes. Ma perché si era chiuso in questa stanza angusta di 10 metri per 3? Perché gli artisti vivono alterne fortune. Si pensa che visse nascosto qui nel 1530, protetto dal priore di San Lorenzo, per sfuggire alle ire di Papa Clemente VII, sempre un Papa Medici, infuriato con Michelangelo perché, dopo la cacciata dei Medici da Firenze, aveva accettato di lavorare per il nuovo governo repubblicano. Insomma, Michelangelo visse in un bunker come un latitante, spiando la vita da questa finestra. Allora gli scooter non c'erano. Angel, let her go.
Per fortuna poi venne perdonato e finì la Sagrestia Nuova, le gambe di Giuliano, e si trasferì a Roma perché proprio Clemente VII gli aveva commissionato un nuovo lavoro, giusto una cosina, il Giudizio Universale nella Cappella Sistina. Porta. Apritemi, mi sa che mi sono chiuso dentro. Gran finale nella Cappella dei Principi, sotto la cupola che vi ho fatto vedere all'inizio. Precisazione, non è detto che tutti i disegni che abbiamo visto di sotto siano opera di Michelangelo, gli studiosi stanno ancora dibattendo, quindi per farvi un'opinione venite a vederli di persona. Ma attenti alla sindrome di Stendhal, perché sapete che gli venne proprio qui a Firenze, a Santa Croce, ma insomma in questa città è tutto così bello.